Io allora sul Papa, credo di avere una certa esperienza di gesuiti perché ho studiato 12 anni e questo Papa ha messo al centro del suo stemma proprio il codice fiscale di Gesù, JHS, che è lo stemma dei gesuiti. Oltre a essere il primo Papa gesuita è anche il primo Papa sudamericano e infatti nel suo primo intervento ha raccontato da dove veniva, dall'altro capo del mondo. Questa premessa serve per introdurre il seguito di quello che sto per dire. E penso che molti di voi abbiano visto il film Mission, che non è una storia romanzata, ma è una storia vera. Effettivamente, nell'epoca in cui si confrontavano due superpotenze come il Portogallo e la Spagna, potenze coloniali come il Portogallo e la Spagna, la schiavitù degli indios era un argomento essenziale della loro economia. Non avrebbero potuto prosperare come hanno fatto, sfruttando le risorse naturali e anche quelle umane di quei territori, senza questo meccanismo, la schiavitù. I gesuiti, nel film è raccontato, ma nella storia è confermato, avevano invece una visione totalmente diversa, divergente, come in fondo questo Papa con il mondo industrializzato globale, secondo la quale versione, applicando i dettami del Vangelo di Cristo, gli indios non dovevano essere degli schiavi, erano degli esseri umani, si valorizzavano le loro qualità, la loro attitudine alla creatività, alla loro capacità di aggregazione, alla loro capacità di manualità, avevano creato delle reduzioni, se le chiamavano, erano delle comunità in cui il valore economico di quello che veniva prodotto era soprattutto basato appunto non sulla schiavitù ma sulla capacità di questi esseri umani trattati come tali, cristiani, diventati cristiani, di dare il meglio di sé. Il Papa di oggi si comporta nel mondo globalizzato davanti alle grandi potenze non più coloniali ma certamente con degli argomenti di supremazia fondamentale nello stesso modo divergente. E cioè insegna all'umanità quello che è un suo cammino e una sua necessità. Oltre la produzione, non solo la quantità, ma anche la qualità di quello che vivi, di quello che produci e come lo fai.